Ciao ragazzi, allora voglio farvi questa diretta per rispondervi a quel quesito che ho messo ieri sui due cuccioli bianchi, così identici, e vi ho chiesto qual era il più forte di carattere. E non so se qualcuno, ah, guardalo qui, Roberto, salvi, qualcuno mi segue, solo i più mattinieri, guardate, sono sulle rive del mare, sono qui sul tramonto, sull'alba, una cosa spettacolare. Sono venuto a farmi una passeggiata prima di farmi il mio footing perché mi sto preparando per questo viaggio di ricerca che andrò a fare nel sud dell'India e so già. Ciao Giuseppe Capuano, bene, sono contento che siete mattinieri come me, Zichi Giovanni, non me lo aspettavo, pensavo di dovermi fare questa diretta normale, invece vedo che vi alzate presto e vi attaccate da malati dei social, già anche voi a Facebook. Bene, allora, intanto che mi faccio questa passeggiatina di pre-riscaldamento per il mio footing mattutino, voglio parlarvi un po', se qualcuno non l'avesse visto, di quel, chiamiamolo indovinello, che vi ha fatto scervellare ieri su quei due cuccioli, uno seduto e uno coricato, tutti e due bianchi, dove vi ho scritto chi è il più forte di carattere, perché sto lavorando appunto con questi due cuccioletti, che sono gli unici due che sono nati, la mamma li aveva allevati tutti e due, adesso sono stati svezzati, sono stati trasferiti nel mio allevamento, abbiamo iniziato un lavoro che è, si può dire, quasi concluso, anche se poi, siccome io partirò, probabilmente rimarranno ancora con mia figlia per tutto il tempo del mio viaggio. Allora, le risposte, che tra l'altro sono state tantissime, più di 110 commenti, mi sembra, sono state anche un po' curiose e significative. La mia, come dire, la mia intenzione era quella solo di impostare un gioco con voi. Vi vedo che siete in tanti, Pietro Cianciolo, Andrea Albani, eccetera. Invece ne è nato, diciamo, una conversazione molto interessante, un ottimo spunto per poter fare delle riflessioni cinofile, anche un po' per dedurre il perché. Mi accorgo che i cortili italiani sono pieni di cani che non fanno la guardia. Allora, le risposte più belle me le ero segnate, ma poi ho dimenticato il foglio a casa. Qualcuno diceva: no, il più forte è quello coricato, perché è più sicuro, il più debole in piedi. Allora immaginatevi un po' i cani allo stato brado. Se sono forte, sono sempre coricato. Se sono debole, non posso dormire mai perché devo sempre stare o in piedi o seduto. Altri dicevano: no, no, dalla posizione delle orecchie si vede che il più forte è quello, il primo, l'altro, il più forte è quello dietro. Quindi immaginatevi anche, no? Un cane forte è costretto a stare sempre con le orecchie dritte, un cane debole sempre con le orecchie piegate. Qualcuno addirittura ha detto: no, ma sono lo stesso cucciolo in posizioni diverse. Altri dicono, senza conoscere i cuccioli, il maschio è più forte e la femmina più debole. No, ma erano due maschi. E poi un sacco di altre risposte. Ah, poi una molto bella che ha, diciamo, come dire, citato l'alfa, no? Uno dice: no, individuare l'alfa non è mai facile, perché c'è questa convinzione, che non so dove l'avete letta, che l'alfa sia il più forte, sia quello dominante. Si sente sempre a dire alfa dominante, ma in realtà non è così. Ci sono ormai molti studi ai quali io, come dire, coi quali io concordo, che l'alfa, il leader, non deve essere il più forte, non ha mica bisogno di essere il più forte, semmai deve essere quello che, come dire, contribuisce maggiormente. Ciao Daniela Corradini, vi vedo che vi state veramente, mi avete meravigliato. Ho detto: adesso vado a fare sta diretta a lungomare e nessuno, non ci sarà nessuno, dormiranno tutti. Invece vedo con piacere che siete mattinieri. Allora,
Mi dico, l'alfa non ha questa necessità di essere il più forte, è già il leader, no? È già il capo dell'azienda. Il capo dell'azienda, come dire, se voi avete un'azienda, che bisogno avete di essere anche i più forti fisicamente? Pensate a procurare nuovo lavoro, a procurare nuove fonti di reddito che sono legate alla sopravvivenza dei vostri dipendenti. Se voi siete anche, diciamo, gracilino, debole di... debole fisicamente, purché voi facciate nuovi contratti di lavoro che possiate mantenere la vostra azienda. Ciao Dino, ben arrivato. E nella natura, noi facciamo parte della natura, noi oggi leghiamo la nostra sopravvivenza a un ritorno economico, ma pensate, in passato non c'era questo, la sopravvivenza era legata appunto a trovare il cibo, ma con ciò che noi portiamo a casa del nostro stipendio, anche in fondo poi acquistiamo il cibo, acquistiamo vestiti, acquistiamo cose per migliorare la nostra esistenza, quindi la nostra sopravvivenza. Di conseguenza l'alfa, era solo per rispondere così, assolutamente non va confuso con quello che può essere il più forte o il più debole. Quello che invece non mi è stata fatta come domanda, a dire la verità, uno a un bel momento ho iniziato a sollevare questo dubbio, ma forte in che modo? Forte fra cani, fra quei cuccioli appunto, fra loro due come cani, o forti nella guardia? Perché c'è una grande differenza, c'è ancora questa, diciamo, convinzione che un cane nasca forte e un altro debole, perché litigano nei gruppi, sui social e sui forum i cinofili, perché qualcuno dice no, il mio cane è più forte in assoluto di tutti perché è mio, altri dicono no, questo cane di questa razza allora è molto più forte di un cane di un'altra razza. Però insomma, chi ha fatto i miei corsi, chi scarica regolarmente i miei videocorsi, chi mi segue, chi ha studiato un po' con me, voi vedete che non ha partecipato a tanto a questa discussione. Qualcuno ha messo addirittura delle battute tipo il più forte è quello bianco, perché erano tutti bianchi, perché chi studia poi con me insomma capisce quali sono queste grandi differenze. La forza fra cani, che molte volte non ha nulla a che vedere con la capacità di far la guardia, di proteggere la nostra famiglia, di tenerci lontani i ladri, è una questione, come dire, di posizione sociale nel branco. Cioè, è una questione proprio, come dire, di chiamiamola dominanza o leadership all'interno del branco. Quindi si può essere più forti fra due cani, ma più deboli in assoluto nel difendere un territorio. Questo perché? Perché per difendere un territorio, e parlo di difendere un territorio contro gli estranei, contro gli esseri umani, bisogna innanzitutto vedere negli esseri umani un pericolo per la propria sopravvivenza. Tanti cani di qualsiasi razza, compreso di quella che allevo io, seleziono da tanti anni, se no non sarebbe necessario fare la selezione, nascono e vedono l'essere umano estraneo come un'ottima opportunità per poter migliorare la loro sopravvivenza, per avere un ulteriore datore di cibo. Loro sono chiusi all'interno di quella recinzione, arriva un estraneo e dicono che bello, arriva una nuova persona che non conosco, se me la faccio amica in qualche modo sarà poi un ulteriore datore di cibo. E questi non possono diventare guardiani nei confronti degli esseri umani, perché vedono nell'essere umano questa grande possibilità di poter sopravvivere. E magari invece, se gli stessi soggetti vedono in altri cani concorrenti alla riproduzione, concorrenti al cibo, perché è difficile che un cane porti cibo ad un altro cane, ecco che diventano i migliori guardiani, ma solo nei confronti di altri cani, e quindi potrebbero essere in questo caso i più forti nei confronti di altri cani, ma i più deboli in assoluto da impiegare come guardiani. Quindi nessuno mi ha fatto questa domanda, ed è di qui che, senza volerlo, ho capito, ho detto, ecco, vedi perché per molte persone fare cinofilia significa andare a vedere tutti i giorni su Subito se qualcuno ha messo una nuova cucciolata da vendere, chiedere le informazioni, confrontare i prezzi, vedere i colori dei cuccioli, vedere quanto hanno la testa grande, vedere tante cose, perché la cinofilia purtroppo è una cosa che viene sottovalutata, ma in realtà è molto difficile da poter
puoi intuire. Beh, intanto che io faccio sta diretta ci sono anche altre persone sulla spiaggia che diranno che forse io sono un po' esaurito, ma magari hanno anche ragione, non capiscono perché parlo, con chi parlo, eccetera, perché non sanno tutte le nostre cose. Allora, quindi intanto vi avevo promesso di darvi questa risposta che in realtà vi darò. Allora, il più forte, ma è una pura combinazione, perché voi immaginatevi, io sono il datore di cibo di questi due cuccioli, sono quello che ci ho lavorato fino adesso insieme e nello stesso tempo sono chiusi lì nel mio cortile. Ci siamo solo noi e a un certo punto per fare io come arrivo, tutti e due vengono perché sono in competizione al cibo, mi saltano tutti addosso, dicono: ma cosa sei venuto a fare nella nostra proprietà? Ci dai, c'è di nuovo un'occasione di cibo, un'occasione di pasto, io devo fare per un po' l'indifferente in modo che loro si tranquillizzano e da poterli fotografare. E in base a quella situazione momentanea, uno, indipendentemente dal fatto di essere più forte o più debole, può star coricato, l'altro può star seduto, uno guarda in un posto e l'altro guarda nell'altro, va a sapere cosa stavano guardando, ma questa non ha la minima relazione, se no sarebbe troppo facile, con quelli che sono gli studi che vanno fatti sui cuccioli. Per darvi un po' un aiuto, siccome vi chiedete sempre, siete curiosi, ho ricevuto in questi giorni di vacanze molte richieste, quale libro devo leggere di quelli che lei ha scritto per capire quali sono i cuccioli che devo scegliere. Ecco, ma secondo voi, se fosse sufficiente leggere un libro, perché io reimpiegherei per l'ennesima volta gran parte dei miei risparmi in questo viaggio, che sarà tra l'altro particolarmente costoso, nel quale io partirò il 9 di gennaio per andare nel sud dell'India a studiare i branchi di cani. Se bastasse un libro che con 20 euro, tra l'altro quello che vi ho scritto adesso ve lo potete scaricare a 0,99, addirittura ve lo mando gratuito, guardate come potrebbe essere facile la cinofilia, no? Ma che in realtà purtroppo non lo è. Che cos'è che deve guardare uno quando seleziona un cane, cioè seleziona dei cuccioli per trarne cani da guardia? Beh, intanto vedere come si comportano questi cuccioli nei confronti degli esseri umani strani, quindi sapere come creare delle situazioni da poter osservare il loro atteggiamento, che non è semplicemente dire a un amico vieni e passa vicino, perché bisogna sapere dove fermarsi, bisogna sapere che movimenti fare, bisogna sapere come stimolare l'attenzione dei cuccioli. A volte un cane più coraggioso a determinati movimenti, non essendo quindi meno suscettibile, non reagisce minimamente, e allora noi possiamo dire quello non farà la guardia, no? Quello fa la guardia, semplicemente noi non siamo stati capaci di tirargli fuori quello che era il carattere. Oppure parte quell'altro a fare subito la guardia e dice quello è il più forte, no, quello è il più diffidente. Un buon guardiano deve avere un ottimo equilibrio in base all'età, in base a tante cose, anche se solo cucciolo, fra diffidenza e coraggio. Quindi quello è partito prima a far la guardia, ma poi bisogna testare il coraggio, cioè il fatto che lui sia partito prima e solo perché aveva più paura e quindi voleva allertare gli altri fratelli. Bene, ma chi sono gli altri fratelli? Quale posizione sociale hanno gli altri fratelli? Quanti sono? Sono maschi, sono femmine? Siamo vicini a cani, diciamo, che con i loro feromoni emanano dominanza? Quale di questi cani, in base al ruolo di branco, ha osato, come dire, esprimersi, altri non hanno osato? Quindi vedete che il poter andare a individuare, questa volta fra due, ma a volte fra 10, bisogna fare tanto lavoro. Quindi, come vi ho appena detto, vedere innanzitutto fondamentale quali vedono nell'essere umano che si comporta in determinati modi un pericolo per la loro sopravvivenza, perché se lo vedono un'opportunità, difficilissimamente, tanto per inventarsi un termine che non credo che esista, questo sarà poi un buon guardiano nei confronti degli esseri umani, potrà poi esserlo magari solo nei confronti dei cani, dei predatori, allora potrà essere impiegato magari come cane da gregge. Un altro invece, che è partito immediatamente ad abbaiare, era il più pauroso, era quello che avvisava tutti gli altri a dire: io vedo che si sta avvicinando un pericolo, però fate qualcosa voi.
perché io non ho il coraggio necessario per prendere delle posizioni. E questo, in base alle situazioni che voi saprete crearle ai vostri cuccioli, già anche quando hanno 3-4 mesi esternano questa cosa, perché si rendono già conto, riescono a capire benissimo qual è, diciamo, il pericolo che stanno affrontando. Allora poi bisogna fare un lavoro per vedere, nei confronti delle varie novità, loro come si comportano, vedere che tipo di coraggio hanno. Tanto per capirci, un cane molto coraggioso, magari in una fase prematura di età, è ancora poco diffidente. Questo non significa che lui non farà il guardiano, ve la ricordate, no? Un po' la fiaba di Pinocchio. Adesso c'è questo film che potete di nuovo andare a vedere, di Benigni, dove il gatto alla volpe dice: guarda, dammi questi denari, li sotterriamo qua e vedrai quanti poi da questo albero ne potrai ricavare, oppure quante piante che creeranno denari ci saranno. Ecco, lo stesso Pinocchio, che è ingenuo, che è un bambino, se avesse poi 20 anni è difficile che, incontrando il gatto e la volpe, tant'è che anche nella stessa fiaba, che cos'è che dice a un certo punto al gatto e alla volpe? No, no, non mi fregate più, perché ha fatto un'esperienza, è stato fregato e non si fa fregare più. E nei cuccioli è la stessa cosa, il cane praticamente, che a volte è all'inizio guardiano, poi bisogna verificare il suo carattere. Il cane che magari è meno suscettibile e che quindi ha già più coraggio da cucciolo, bisogna vedere se in futuro in qualche modo potrà maturare anche la necessaria diffidenza. Ma la maturerà la necessaria diffidenza? Bisogna vedere se la maturerà nei confronti dell'uomo, perché lui, tanti cani non solo non hanno diffidenza nei confronti dell'uomo, ma lo vanno a cercare. Cioè, chi ha la fortuna ancora oggi di vivere in mezzo a cani randagi, ed è il motivo per il quale io vado sempre a studiare i cani laggiù dove sono ancora randagi. Quando io ero bambino avevo la possibilità di vederli sotto casa lungo le strade della cittadina di campagna dove abitavo. C'erano proprio cani che ti seguivano, alcuni cani randagi erano diffidenti, che come ti vedevano scappavano a centinaia di metri, altri invece ti venivano dietro, ti aspettavano fuori del portone, si coricavano e speravano che tu gli dessi del cibo, perché uno di questi cani vedeva nell'essere umano estraneo un'opportunità per la sopravvivenza e altri vedevano solo un pericolo. E nella valutazione dei cuccioli da guardia bisogna vedere la stessa cosa: che cos'è che vanno, che cos'è che pensano dell'essere umano estraneo, un'opportunità per la sopravvivenza o un pericolo? Bene, lo considero un pericolo, siamo già a metà strada, ma lo considerano un pericolo e non avranno mai il coraggio di affrontarlo? Avranno il coraggio di affrontarlo in che modo? Avranno il coraggio fino a che punto di poter resistere un'eventuale minaccia, o sono solo impiegabili come segnalazione? Ed è di lì che a volte poi subentra, diciamo, l'opportunità di poterli accoppiare, magari maschio e femmina, uno che abbia un carattere e l'altro che abbia un altro carattere, perché se tutti e due vogliono esercitare un certo ruolo è probabile che sarà più ciò che litigano. Ciao Nicola, ben arrivato, fra loro, di quella che sarà la guardia. Se sono tutti e due paurosi, arriverà qualcuno, baieranno tutto il giorno, tutta la notte, ma scapperanno dietro casa. Quindi, per chi mi ha seguito fino adesso vi regalo quella che è la soluzione. Però la soluzione non ha praticamente, non ha nessun nesso con ciò che voi avete visto, coricato, orecchie diritte. Qualcuno diceva: sono sicuro che quello davanti, perché l'altro si sente protetto da quello davanti. No, sono sicuro che quello dietro, perché c'è quello davanti che fa la guardia per lui. No, sono sicuro di questo. Si iniziavano già anche a partire discussioni, tipico dei social, no? Magari nessuno conosce la risposta, ma litigano già fra di loro sulle intenzioni. Allora, tra l'altro era una foto un po' fatta tranello, andatevela a vedere, perché il secondo, cioè nel senso quello più lontano da me, per una questione di prospettiva di foto, sembra il più piccolo, ma in realtà è anche il più robusto. Quello lì, non perché è più robusto, ma per una pura combinazione, e sarà il migliore in futuro come guardiano. Quindi la risposta giusta non c'era in questa domanda, che era un tranello, perché io, avendovi detto chi è il più forte di carattere, vi siete fiondati, ma pochissime o quasi nessuna ha detto: sì, ma il più forte di carattere nella difesa del territorio contro l'uomo, o più forte di carattere fra loro, perché fra loro una questione di dominanza
come dire, ruolo di branco, di leadership, di tante di queste cose, e mentre, come vi ho appena spiegato, più forte come guardiano bisogna valutare ben altri principi. Quindi il migliore dei due era il secondo, non il primo, così adesso vi potete insultare, potete discutere, eccetera eccetera, ma questo si può solo capire dopo un lavoro molto approfondito che si fa con i cuccioli, se no veramente ne vale la pena andare su subito, scegliere il migliore e poi accendere un po' di ceri alla Madonna. Poi la cinofilia, quella fatta di razze, di tifosi, di fanatici, di discussioni, di gruppi, di partigianeria, di tutto, quella è un'altra cosa, questa è la parte folcloristica della cinofilia. Se invece, ciao Vito, ben arrivato, se invece vogliamo andare a vedere un po' cos'è lo studio etologico e zoologico sul cane, allora bisogna fare dei percorsi. Sono stato molto contento di vedere la grande differenza che c'è stata fra chi studia con me, chi scarica magari i videocorsi, è venuto ai corsi, ha sostenuto i vari esami eccetera, e chi praticamente è un po' nuovo della situazione, allora continua su quelle che sono un po' queste basi che ha imparato un po' magari leggendo su un libro Diventare cinofili in 24 ore, un po' di informazioni che ha raccolto da altri che frequentano i social, da un po' di cose che ha visto sui documentari, così alla televisione. Insomma, molte persone hanno questa, diciamo, cinofilia fatta di tante informazioni messe disordinate, ed è il motivo un po' del successo che qualsiasi privato che metta degli annunci che è una cucciolata, si fiondano tutti, fanno un parametro dei prezzi, di altezza, di colore, mettono un po' insieme le informazioni sulla razza e sulle razze che hanno trovato su Wikipedia, a volte contestano quando io dico che tante volte i meticci sono meglio delle razze, le razze sono tutte uguali, semmai sono le tipologie che cambiano, però poi si vede un po', come dire, da queste, scusa Franca Lombardini, ma c'ho solo il cellulare e non ci vedo tanto bene, vedete che sulle dirette mi metto gli occhiali, come si comporterebbe un cane antintrusione a spasso col proprietario? Ma guarda, già dall'inizio dico, un cane antintrusione non deve andare a spasso col proprietario, perché un cane antintrusione è un cane che nasce, cioè ti faccio un esempio, io utilizzo i cani da gregge, quando vedete un pastore andare a spasso col proprietario col suo cane a gregge, il cane da pastore sta con la riserva di cibo, semmai va il pastore a fare le commissioni, si porterà un altro cane a spasso col proprietario, ma quello, cioè scusate, un altro cane con lui che è il proprietario, ma quei cani stanno col gregge, i vostri cani antintrusione, se sono antintrusione, dovranno stare a casa per proteggere la vostra casa e la vostra famiglia. Quindi vedete perché vi dico, c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di frequentare dei corsi, c'è bisogno di scaricare i corsi, perché vi dovete chiarire le idee, avete miliardi di dubbi, ed è il motivo che avete molti di voi cortili pieni di cani che non sapete che cosa farvene, vi siete innamorati, ok, ma li volevate anche da guardia e la guardia non ve la fanno. E io vi sto dicendo da anni che l'unico percorso è studiare tanto, e ve lo sto dimostrando io in pratica con tutti i miei viaggi che faccio continuamente, con i soldi che investo per poter andare a studiare i cani. Comunque sono sicuro che mi avete fatto altre domande, magari andando a casa dopo le vi darò anche le risposte, ma adesso non è che ci vedo molto bene. Ecco, gli sconosciuti incontrati, spesso col proprietario verso i sconosciuti incontrati, no? Ma è proprio un concetto diverso di cane. Anche questo sarebbe più un cane da difesa, ma adesso io sto parlando di cani da guardia che loro stanno a casa perché sono come il cane da gregge, stanno col gregge e il pastore semmai va a dormire, va fuori, e loro stanno col gregge e lo proteggono. È proprio un concetto diverso. Voi dai cani vorreste un po' tutto, no? La guardia, la difesa, l'obbedienza, tanto, perché vi hanno abituati in questo modo, vi hanno scritto sulle varie enciclopedie degli animali, sui siti, chi li vende eccetera, che c'è il cane polivalente. Ma insomma, come non esiste l'uomo polivalente, noi andiamo contro la specializzazione, figuriamoci l'animale. Pensate ai cavalli, i cavalli polivalenti non esistono, esistono cavalli da tiro, da salto, da
insomma, da tutte queste altre discipline, no? Vedete che ogni diciamo, disciplina viene fatta con certi cavalli. E con i cani è la stessa cosa, non è che con un cane si può far tutto. Il cane, volendo, si può chiedere di, come dire, di vivere insieme, di godersi l'animale, ma se parliamo di cani da lavoro è già difficile fargli fare bene un lavoro. Ok, allora era innanzitutto per darvi sta risposta, che il migliore nella guardia era poi quello dietro, quindi potete discutere, però i sistemi di valutazione mi hanno fatto un po' sorridere, perché mi immagino i cani che, se sono sicuri, staranno solo più coricati, se sono più deboli solo più in piedi, le posizioni delle orecchie non la potranno mai cambiare, lo sguardo anche, eccetera. È molto interessante questa cosa. Va bene, dai, vi ringrazio di avermi seguito, siete stati molto più numerosi di cosa immaginavo, grazie anche per avermi risposto nei commenti, avete partecipato veramente, era anche un giorno, diciamo, di festa, neanche io non sapevo bene cosa fare, per quello che ho messo sta foto, però è nato un ottimo spunto di discussione, c'è sempre modo di approfondire tutta una serie di dettagli che sfuggono e che motivano anche questa fretta, questa scelta affrettata e superficiale che molti fanno poi di quei cuccioli, che in realtà poi devono poi diventare guardiani, quelli che vi mettono invece al sicuro la famiglia da sti balordi, quando meno ce lo aspettiamo vogliono entrare e ci creano tanti problemi. Ok, vi ringrazio allora tanto ancora di avermi ascoltato e vi auguro buona giornata a tutti. A presto, ciao.